Koch ricompare davanti ai giudici tedeschi di Augusta dopo la crisi isterica che ha fatto sospendere il processo. L'accusa occupa 140 pagine e elenca 180 casi di istigazione al massacro. Ma basta un nome, Buchenwald. Giurano i testi anche per quelli che non parleranno mai più. La Koch invece potrà parlare. Negherà tutti i capi di imputazione. Negherà che i prigionieri siano stati fustigati perché non la salutavano. Nega di essere stata al corrente delle sevizie e delle camere dei gas. Nega di essersi fatta confezionare paralumi con la pelle dei tatuati. Noi la guardiamo con angoscia. Su questi tratti privi di luce umana si posarono gli ultimi sguardi di nostri concittadini e amici che non torneranno. Dire Venezia è allagata e pareva un moto di spirito. E invece scirocco e marea aiutando, i più famosi edifici si sono visti arrivare il proprio riflesso a picco sotto le facciate. La torre dell'orologio si gonfia, fa le smorfie. Non si era mai vista nello specchio. A uscire dalle procuratie si diventa anfibi, si cammina con la testa in giù e le gambe in aria. Anche in questo liston razionato a una listarella c'è posto per tutti. Posto grande come la laguna, posto per i professionisti e dilettanti del pediluvio o per i piccoli tiranni che dispongono di un fratello maggiore. Smentita la diceria che i portici servono per camminare all'asciutto. Solo strisciando come ladri si ritrova un po' di terraferma. I conti sono presto fatti, bastano 72 centimetri di marea per sfiorare la piazza e adesso ce n'è 50 di più. Solo i piccioni hanno trovato qualche isola con tanto di faro. Beccano il mangime nel pascolo lacustre. Dialogo lampo. La diga, signore, se è giorno d'emergenza? No, vecchio, se è giorno de sommergenza. Senza sirene è giunta in piazza di Spagna questa scala del fuoco. Stavolta l'ha accompagnata un fascio di fiori. E ora essa si alza verso un cielo tinto appena dei rosei fuochi dell'alba. Sale come una preghiera verso la statua dell'Immacolata. Questo giubileo del 50 è anche una glorificazione della Madre di Dio. L'Immacolata è stata proclamata assunta. Dopo i fiori che il vigile ha posto tra le mani della Madonna, ecco deporsi ai suoi piedi fiori di tutta Roma, compresi quelli di De Gasperi, accompagnato dalla Signora. Nella notte della vigilia avevano suonato le campane. Pareva un'avanguardia del Natale, mandata a festeggiare la Vergine Madre. Complicate le operazioni di dogana. Queste valigie contengono in pacchetti da venditori di chincaglieria centinaia di milioni. Qualunque paese aprirebbe le porte a una simile immigrazione. Il male è che questi gioielli non chiedono che un visto di transito. Si fermeranno a Barcellona solo il tempo necessario a gloriarsi nelle vetrine della mostra internazionale di gioielleria. Una grandine di stelle piovuta in queste sale. Quanto si capiscono tra loro le donne in simili circostanze. Si danno una mano a ricomporsi i monili come si inviterebbero reciprocamente a gustare un pasticcino. Qualcuna si carezza teneramente dicendosi che tesoro. Ha tutte le ragioni. Il Medioevo conosceva le virtù delle gemme, quelle che guariscono i mali e quelle che ammaliano. Qui assistiamo a condensati di malie. Provvisoriamente in disuso le montature 900 a pietra nuda. Ed ecco un sistema per le signore che hanno il vizio di perdere la borsetta.